Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Free News. Come anticipato precedentemente, adesso parliamo di politica. A Vittoria è scoppiato un caso relativo al locale di proprietà dell'assessore Dezio, utilizzato dalla SAP come deposito. Sulla vicenda sollevata dal consigliere Enzo Cilia interviene l'assessore Piero Gurrieri, che ha rilevato presunte illegalità. I dettagli nel servizio. A Vittoria scoppia il caso Dezio. La vicenda riguarda un locale di proprietà dell'assessore ai lavori pubblici che viene utilizzato dalla ditta privata SAP, che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, come deposito di mezzi e materiali. Dezio, replicando ad un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di Sinistra Ecologia e Libertà Enzo Cilia, aveva replicato che si trattava di un comodato d'uso in cambio del quale la ditta si impegnava alla pulizia del locale. Sulla vicenda interviene adesso l'assessore alla trasparenza Piero Gurrieri, che conferma i dubbi avanzati dal consigliere Cilia. Il contratto definito con la SAP, spiega Gurrieri, non permette, mancando la registrazione, di rassicurare l'opinione pubblica sulla data della sua stipula, indicata nell'8 ottobre 2013. Ma a prescindere da ciò, la carta di Pisa non consente a un pubblico amministratore di stipulare contratti a titolo oneroso, così espressamente qualificato dai contraenti quello in questione, con una società appaltatrice, ne ammette la possibilità di una sorta di scambio tra prestazioni. Si tratta pertanto di una situazione obiettivamente insostenibile, che determina profondo disagio e alimenta discredito sull'immagine dell'amministrazione. Come assessore alla trasparenza, ma soprattutto come vicepresidente nazionale di avviso pubblico, Gurrieri ha chiesto al sindaco di Corsia di assumere le opportune iniziative, peraltro espressamente contemplate dalla carta, sempre che Dezio non ritenesse di assumerne altre di carattere personale, ovvero le dimissioni d'assessore oppure l'annullamento del contratto. Adesso invece la politica regionale. Scoppia la polemica sull'approvazione di un provvedimento dell'ARS che favorirebbe le royalties per l'estrazione del petrolio in Sicilia. A favore anche i deputati Blei, Di Giacomo e Ragusa. Un aiutino per l'estrazione di idrocarburi in Sicilia. Impazza la polemica a proposito della scelta del governo regionale e della maggioranza all'Assemblea regionale di votare sì alla riduzione dal 20 al 13% delle royalties per l'estrazione del petrolio. Ad essere d'accordo anche i deputati regionali Blei, Orazio Ragusa e Pippo Di Giacomo, oltre al presidente della regione Crocetta. Ha votato contro Giorgio Arsenza di Forza Italia, mentre Nello Di Pasquale Megafono era assente al momento della votazione. La norma è passata con i 44 voti favorevoli di Partito Democratico, UDC, Articolo 4, Megafono e di tre componenti del gruppo misto, Girolamo Fazio, Pippo Gianni e il vicepresidente del Parlamento regionale Antonino Venturino, ex del Movimento 5 Stelle. Soltanto 26 contrari, e tra questi quasi tutti erano i deputati del Movimento 5 Stelle, che vanno all'attacco del governo sostenendo che Crocetta ha regalato ai petrolieri il territorio siciliano. All'attacco anche le associazioni ambientaliste con la Lega Ambiente, che critica l'assessore alle attività produttive Linda Vancheri. La Sicilia ha bisogno di altri primati, scrive l'associazione, a partire da quello che punta alla massima produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi assolutamente pulita, sicura ed ecosostenibile. Esiste il fondato dubbio, conclude Lega Ambiente, che anche in Sicilia la politica energetica sia improntata a soddisfare le esigenze dei soliti noti, cioè degli stessi grandi gruppi industriali nazionali ed esteri, che hanno letteralmente dettato la strategia energetica nazionale e che adesso stanno in tutti i modi bloccando lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili in Italia. E sono stati finanziati dalla regione i cantieri lavoro. In provincia di Ragusa dovrebbero arrivare in tutto circa 3 milioni di euro. Sentiamo. Più di 3 milioni di euro sono in arrivo in provincia di Ragusa per i cantieri di lavoro. Oltre 680.000 euro andranno al comune capoluogo, mentre 526.000 andranno a Modica e 595 a Vittoria. A Comiso saranno 284.000 euro. I cantieri sono stati assegnati dalla regione siciliana a tutti i comuni sulla base della popolazione attiva e dei progetti presentati, manutenzioni e interventi strutturali, con l'obiettivo di dare un sostegno all'occupazione. Ma ecco nei dettagli le somme assegnate ai singoli comuni della provincia Ivrea. Acate avrà circa 93.000 euro, Chiaramonte Gulfi 80.000, Comiso come detto 284.000 euro, Gerratano e Monterosso 26.000 euro a testa, Ispica 147.000, Modica 526.000, Pozzallo 184.000 euro, Ragusa 680.000 euro, Santa Croce 92.000, Scicli 250.000 e infine Vittoria 595.000 euro. In tutta la Sicilia sono stati stanziati circa 50 milioni di euro, tre dei quali appunto arriveranno in Terra Eblea. Per quanto riguarda invece i progetti finanziati in provincia, 14 sono di Ragusa, 19 a Modica e 22 a Vittoria.
E adesso cambiamo decisamente argomento, il movimento dei Forconi torna a protestare. Questa mattina è stato organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Ragusa. La protesta del movimento dei Forconi continua. Questa mattina, dalle 9 alle 12, davanti all'ufficio territoriale del governo di Ragusa, si è svolto un presidio organizzato dal movimento dei Forconi, guidato dal coordinatore provinciale Mario Coco, con la partecipazione anche di lavoratori e delegazioni provenienti dai vari comuni della provincia, per richiamare l'attenzione sulla linea politica nazionale e locale che minaccia l'intero tessuto produttivo della terra iblea e che ha portato al collasso di numerosissime aziende iblee. Hanno distrutto tutto quello che c'è, quello che è rimasto lo vogliono ancora distruggere. Dunque io prego tutti quelli che ancora oggi non sono stati qui con noi a protestare, chi sta ancora a casa e si vergogna di essere presente con noi in questa protesta, di uscire da casa sua e di stare al nostro fianco, perché è un interesse che dobbiamo portare tutti quanti avanti per il bene anche dei nostri figli. Vorrei anche verbalmente denunciare un fatto, che non è solo colpevole la politica o il politico di turno della nostra distruzione. La colpa la aggiungo anche a tutti questi dirigenti che la Regione Sicilia ancora tutt'oggi paga senza dare servizi al popolo. E in occasione del 15° anniversario della sua scomparsa, sabato 11 gennaio, nei locali di Sala Mazzone, ex Enel Vittoria, sarà ricordato Fabrizio De André con un concerto tributo al quale parteciperanno band e solisti per rendere omaggio a un grande cantautore e poeta italiano. L'evento è organizzato dal Riciclub, nuovo gruppo dedito al riciclaggio, in collaborazione con l'Accademia Musicale Sonora di Vittoria. L'inizio è previsto per le ore 21:30. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con il programma di approfondimento della nostra rete. Ospite di oggi, scusate, l'avvocato Manuela Pepi, rappresentante dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. La puntata, come sempre, andrà in onda alle 15:20, 17:40 e 20:50. E anche per questa edizione di Free News è tutto. Vi ricordo sempre che potete seguirci sul nostro sito freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.